Ho l'unico ternano presente nella fazione di 13 cavalieri italiani che si sono battuti per liberare l'Italia del Sud dall'invasione francese. Alberto di Barbarossa è stato latinista e umanista. I testi principali della cultura rinascimentale umanistica italiana. Ha tradotto il convivio di Platone dal greco all'italiano volgare. È stato molto famoso per questa grande opera e portato lustro alla città di Terni. Un altro personaggio illustre della storia cittadina che si chiama Orazio Nucola, a cui è stata intitolata una scuola e nessuno sa chi è. Orazio Nucola, ve lo spiego adesso, è stato un avventuriero e anche lui latinista, molto amico di Papa Giulio III. E in questa scena vedete rappresentato il suo trionfale ingresso dopo che ha partecipato a uno degli eventi bellici più importanti della storia europea, la cacciata dei turchi dal Nord Africa. È Michelangelo Spada, che è colui che ha fatto costruire l'attuale Palazzo Spada, dove è la sede del municipio di Terni, e è stato un grande mecenate per la storia di Terni. È stato una sorta di Giovanni de' Medici. E lui si è occupato di costruire il palazzo più sontuoso e famoso all'epoca della città di Terni, una vera e propria corte progettata dall'architetto San Gallo. E in questa scena vedete lui che si intrattiene con uno dei tanti ospiti che lui portava a sé da Roma. Questo che vedete è prodotto qui. Questo si chiama Don Antonio Palasconi, è stato uno dei due fratelli condottieri che ha fatto molto parlare di sé durante lo stesso periodo del 1500. Qui si è occupato di condurre i forzi papali durante le guerre di divisione in Francia. È stato un grande condottiero militare ed è il fratello del successivo condottiero che staremo per vedere, Alessandro è il fratello maggiore, lui è il fratello minore. Questa è l'ultima chicca, diciamo, perché Alessandro De Mascheri credo sia il personaggio più esemplare a livello antropologico della cultura ternana, che è una cultura veramente umbra e nel senso più nobile di combattenti. Alessandro Massoni è il capitano delle fanterie pontificie ed è stato colui che ha guidato l'esercito papale sotto vari scenari di guerra. In questa tavola qui vedete lui che guida l'esercito papale contro la città di Perugia durante la guerra del Salerno.